Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Mi state vedendo di sera perché è un video molto speciale, un po' particolare, che nasce dalle richieste di una mia iscritta, Sara del canale L'Angolo degli Arcani, del quale magari vi lascerò il canale in descrizione. Questa richiesta è stata quella di approfondire un piccolo accenno che io avevo fatto riguardo l'affermazione di una mia amica che è qui con noi stasera in Ciao. collegamento. Se vuoi presentarti. Ciao a tutti, mi chiamo Roberta, abito a Piacenza, tanto per. Vabbè, intanto volevo ringraziarti, Riccardo, per farmi partecipe di questa tua rubrica. Vediamo di approfondire questo argomento un attimino. Allora, la frase che aveva scatenato la curiosità di Sara era un accenno al fatto delle relazioni sentimentali dove comunque è coinvolta almeno una donna o due, insomma, a seconda dei casi, perché la frase era pressappoco, essendo più mentale, generalmente una donna è meno attaccata all'aspetto fisico rispetto ad un uomo, e volevamo approfondire questa cosa in ragione del fatto che siamo entrambi persone disabili e gay, omosessuali, dite come volete, siamo lì, insomma. Abbiamo anche annotato qualche domanda che ci aveva fatto Sara, che apro subito nel frattempo che parlo, così vediamo di rispondere un attimo, insomma. Nei limiti ovviamente di non fare un video né troppo corto che sembra di rotovia né troppo lungo. Dunque, io leggo. Mi leggi già la domanda? La disabilità comporta delle difficoltà anche pratiche, di movimento, eccetera. Quindi, secondo voi, c'è il rischio che in un rapporto tra uomo gay disabile e uomo gay non disabile possa esserci la paura di dover assumere un ruolo assistenziale, aiutare il partner a gestire queste difficoltà fisiche barra pratiche, e di conseguenza la paura di non sentirsi all'altezza di affrontare queste difficoltà. E quindi questo è un motivo per cui il rapporto risulta più complicato, magari impossibile, arrivando alla rottura. E questa è la prima parte. Poi le donne, rapporto lesbica disabile e lesbica non disabile, sono invece meno spaventate forse dalla possibilità di assumere anche dei ruoli più assistenziali e quindi il rapporto ne risente meno? Ok, allora io intanto parlando della prima parte, della parte maschile, non so quanto poter parlare di rottura, perché io parto dal presupposto che una relazione si chiama tale a casa mia quando è dichiarata, tutto il resto è frequentazione. Sarò drastico, sarò uno di quelli che non vede sfumature di grigio, però per me personalmente è così. Per cui non so risponderti per quello che riguarda il portare alla rottura di per sé. Sicuramente uno che non è nato proprio ieri, capisce che la difficoltà è quella, perché quando tu ti frequenti da 2 mesi, pure saltuariamente, magari non ci credi alla favoletta che ti dice, ma con questo carattere non andrai lontano, perché comunque conoscere una persona, a parere mio, richiede un pochino di più di 2 mesi. Quindi non ho mai creduto a questa favoletta. Per quanto riguarda la parte femminile, facciamo parlare un attimo Roberta, sentiamo cosa ci dice per la sua esperienza. Allora, la domanda di Sara si incentra secondo me molto su una disabilità comunque abbastanza invalidante, visto che parla di rotture, possibili rotture di coppia per via di un ruolo magari assistenziale del partner. Allora, io vorrei dire due cose. La prima è che comunque nel mondo LGBT e QUIA e tutte le altre lettere, l'argomento credo, Riccardo, dimmi se sbaglio, è trattato abbastanza poco, cioè l'omosessualità associata alla disabilità e la disabilità associata all'omosessualità. E secondo me invece potrebbe aprire molti spiragli di confronto se fosse invece affrontata un po' di più. Comunque, a parte questo, Purtroppo è vero. ecco, quindi mi confermi che è vera sta cosa. Comunque, a parte questo,
Ci sono molti tipi di disabilità. La domanda di Sara, come ripeto, secondo me si incentra su una disabilità dove è necessaria quasi un'assistenza giornaliera o simile. Io credo, in realtà, per quando chiede se cioè, ci può essere un ruolo assistenziale, se il partner si senta in quel modo, io credo che in un rapporto di coppia non dovrebbe sussistere, indipendentemente che una persona sia disabile o meno, questa cosa di sentirsi in un ruolo assistenziale. In una coppia dove c'è, tra virgolette, amore e sentimento, ovvio che adesso sto parlando in generale, poi Certo. non dovrebbe esistere questo sentirsi in un ruolo assistenziale, e perché secondo me in qualsiasi coppia, anche in quelle tra normo dotate, chiamiamolo così, c'è sempre una persona che aiuta maggiormente l'altro. Questo lo si fa perché comunque ami il tuo partner, perché comunque gli vuoi bene, perché comunque credi che bisogna affrontare le cose insieme e quindi vuoi farlo star bene in qualsiasi modo. Ovvio che quando c'è una disabilità più o meno invalidante all'interno della coppia, questa cosa si tramuta, penso, in modo un po' più esponenziale, perché ovviamente c'è un po' più di aiuto. Io non posso dirti se questa cosa porta alla rottura o meno. Se dovesse portare alla rottura, forse non doveva neanche iniziare, perché comunque se uno è invalido lo sarà per sempre, quindi Esatto, non è che condivido. no? Cosa Sì, dici? no, infatti condivido pienamente. Una cosa che mi stavo dimenticando di dire la inserisco adesso. Che c'entra poco con la domanda, invece c'entra molto con il video. Parlando con una persona che fra poco citerò, ho deciso che questo video sarà parte di una rubrica della quale non so ancora il nome, però parleremo di questi argomenti di cui si parla un po' poco. Oggi ci concentreremo sull'affettività barra sessualità con Roberta, però ho deciso di dedicare proprio una rubrica a questa cosa in generale e il padre o padrino, chiamiamolo come vogliamo, dell'idea, lo considero, anche se lui dice di no, lo considero Filippo del canale Altro Quanto, che saluto, quindi in descrizione troverete anche il suo canale che parla essenzialmente di fumetti, però in una maniera che intrattiene anche me che non ne so niente, quindi chiusa questa parentesi, io andrei alla seconda domanda della nostra amica Sara, che dice: alla sessualità in generale, anche tra etero, viene associato un vissuto che spesso è diverso tra uomini e donne. Ad esempio, una donna preferisce, generalmente, non è sempre così, ma generalizzo, essere conquistata prima dal punto di vista mentale e sentimentale, per poi arrivare anche all'aspetto sessuale e fisico. Un uomo è più diretto e meno interessato all'attrazione mentale, ma più a quella fisica. Immagino che anche tra gay la situazione possa essere simile, ma quando c'è anche la disabilità e oggettive difficoltà dal punto di vista fisico, si riescono a trovare dei modi per vivere una sessualità magari meno standard, ma ugualmente appagante per entrambi? Ovviamente su questa domanda non vi chiedo particolari, ma il vissuto generale che c'è intorno a questa sfera dell'affettività. Mi interesserebbe capire se ne parlate apertamente, eventualmente anche sottolineando aspetti che possono essere meno piacevoli, ma che vanno gestiti, ad esempio per quei tipi di disabilità che colpiscono anche la funzionalità urogenitale e che quindi nelle sessualità possono rischiare, scusate, di essere vissuti con più imbarazzo. Allora inizio io. Personalmente, ovviamente non è sempre stato così. Si parla di un'evoluzione dovuta proprio alla mia crescita interiore e personale. Adesso intanto parlo apertamente di sessualità, non soltanto con i partner, ma anche con gli amici. Roberta può confermare. Fermo. E per quanto riguarda il discorso partner in particolare, in generale, proprio Roberta mi confermava questa cosa, come dicevamo all'inizio del video. Per quanto riguarda la mia persona, essendo
come dire, sono indeciso se ritrovarmi più nella definizione di sapiosessuale piuttosto che di demisessuale. Andatevi a cercare i termini perché se faccio l'enciclopedia viene un video impossibile. Comunque, questa incertezza riguardante la declinazione della sessualità fa sì che per forza io debba partire da un'attrazione mentale, se no, anzitutto non sono attratto io, in primis. E in secondo luogo, ma non per importanza, è impossibile pensare ad una relazione che vada oltre il sesso, perché se si deve fare una botta e via, cioè, uno potrebbe anche passare oltre, ma personalmente io non sono molto tipo da botta, perché poi sono cose che mentalmente, e lavorando molto di testa anche nell'intimità, non mi lasciano nulla. Questo è il mio punto di vista. Roby? Sara chiedeva anche se, aspetta, che ho la domanda anch'io qua un attimo, se riuscivi comunque a trovare una modalità appagante a Ah, ecco, livello giusto, sessuale e a livello avevo affettivo. saltato. Hai ragione. Allora, per quanto riguarda me, nel senso come la vivo io come singola persona, sinceramente non sto lì a chiedermi cosa posso fare e cosa non posso. Non me lo pongo proprio. Quando si arriva effettivamente al rapporto affettivo, vedo che c'è del disagio. Disagio che generalmente si manifesta, diciamolo, nella maniera più soft possibile. Con la mancanza di orgasmo reciproco. Ho capito. Allora, io vorrei fare un primo preambolo, visto che in questa domanda lei dice che magari gli uomini sono più diretti e le donne, cioè lei dice, è una cosa che abbiamo detto anche noi, e le donne invece magari hanno più bisogno di una cosa mentale, eccetera. Facendo una cosa generale sui gay e sulle lesbiche, voglio dire, per chi non lo sapesse, che per esempio nei locali esistono le dark room, nelle discoteche o pub. Le dark room cosa sono? Sono delle stanze o comunque luoghi, tra virgolette, chiusi e bui, dove la gente va comunque solo per una cosa fisica, quindi una cosa sessuale. Queste dark room però esistono praticamente dalla mia conoscenza, dai locali che ho visto io, solo, quasi solo nei locali dove o sono misti, quindi uomini e donne, e quindi, però nelle dark room ci troviamo solo gli uomini, oppure nei locali gay, di uomini basta. Quindi questo, cioè, già fa capire effettivamente che non è che non succede, può anche succedere, però che una donna vede un'altra donna e boh, vadano magari a conoscersi in modo così intimo subito, non dico che è impossibile, però è più difficile. Questo volevo dirlo in modo generale, visto che comunque la domanda riprendeva anche questa cosa. Per Fatto quanto bene. riguarda, Scusami. scusami. Dicevo, ho fatto bene a dirlo perché era una cosa che ignoravo e non è bella da sentire. Invece è così, nel senso che io le dark room o comunque stanze buie o comunque posti bui in cui ci si va per quello, io penso di averle viste soltanto nei locali misti, quindi uomini e donne, o comunque nei locali solo gay. Poi, se eventualmente qualcuno vedesse il video e mi smentisce, sono comunque pronta sicuramente a essere smentita, però Saremo vabbè. ben felici. Esatto. Allora, per quanto riguarda invece l'affettività, volevo dire un'altra cosa, e il sesso in sé, che bisognerebbe un po' sdoganare il rapporto sessuale o tutta la sfera dell'affettività basandosi su dei preconcetti inculcati da TV o internet o qualsiasi altra cosa, dallo stereotipo standard. Bisognerebbe invece partire dall'individuo. Clap, Se si partisse da questo, credo che si troverebbe assolutamente qualcosa di appagante per entrambi, perché se una persona inizia a capire quello che l'altra persona può fare, quello che l'altra persona dove può avere piacere e come questa persona può dare piacere a te stesso, credo che si potrebbe sicuramente trovare un punto giusto di incontro. Per quanto mi riguarda, io comunque ho una disabilità
che comunque non mi invalida totalmente. Però cosa succede? Che per esempio io ho delle mani un po' particolari, quindi essendo lesbica, ma anche non lesbica, ovviamente le mani servono. Se non posso fare certe cose, si cerca con il partner di arrivare al punto giusto che io posso dare piacere alla mia partner e nel modo che riesco, con, i miei problemi o comunque con le mie difficoltà. Che poi secondo me l'approccio migliore sia che sia puramente una conoscenza biblica piuttosto che un'attività sessuale con un partner fisso, vale la stessa regola. Ah, quello sicuramente. Una E delle infatti, poche cose che scusami. non fanno differenza. Prego. No, volevo soltanto dire, visto che poi chiede se comunque se ne parla, sì, se ne parla, anche perché, a parte è anche un po', cioè nel senso si vede, diciamo, nel senso, e d'altro canto, sì, se ne parla. Poi magari diventa anche, cioè un po' se ne parla, un po' diventa una cosa che, tra gesti, occhiate e comportamenti viene da sé. Poi c'è la terza domanda che dice: in base alla vostra esperienza, gli amici e parenti sostengono o scoraggiano relazioni tra gay e disabili? Se le scoraggiano, per quale motivo? Luoghi comuni, paura, preoccupazione? Allora, io i parenti faccio presto a smentire questa parentesi, nel senso che io sono dichiarato, sì, però questo mio essere dichiarato ha comportato che tipo un 95% dei parenti non accettasse e all'altro 5% non potesse fregare di meno, ma non nel senso che l'abbiano presa bene, ma nel senso che non l'hanno presa e basta, si sono fatti Non hanno altamente preso fatti basta. propri. Per cui, per quanto riguarda i parenti, non. Cioè, è inutile che parli, c'è poco da dire. Riguardo agli amici, forse sono aiutato dal fatto che praticamente la stragrande maggioranza degli amici fanno anche loro parte, della comunità LGBTQI, eccetera, eccetera. Però, grossissime ansie e paure così tanto diverse da quelle che si potrebbero avere per un amico non disabile non mi vengono in mente al momento, sinceramente. Casomai se mi verranno in mente nella chiacchierata aggiungerò. Però per ora non mi viene in mente. Casomai, ecco, sì, ci sono, ma a livello abbastanza tranquillo, nel senso, sì, conosci, lo fai quel che devi fare, ma insomma, sei sempre con un minimo di occhio e di riguardo, ma non in maniera opprimente, non in maniera pressante. Ecco, una cosa abbastanza normale per quanto mi riguarda. Forse ho scelto bene. Probabilmente ho scelto bene. Ma a parte che vabbè, da quello che un po' ti conosco, hai anche un carattere, secondo me, che tu, Riccardo, hai anche un carattere che secondo me, cioè, lo sai quello che devi fare, quello che non devi fare, quello che puoi fare, quello che non puoi fare. Quindi sì, forse giusto in modo carino, ok, stai un po' coi piedi per terra, nel senso, ok, carinamente così, ma secondo me un amico non è che ti viene a dire no, ma cosa fai, no, c'è cioè, a fare le preoccupazioni, secondo me, anche per il carattere che hai, No, no, ma penso. infatti casomai mi è successo con uno sconosciuto che probabilmente, per carità, avrà pure agito con le migliori intenzioni, ma io dopo 3 o 4 battute, visto che era sconosciuto in tutti i sensi, parliamo di una chat, dopo 3 o 4 battute gli ho fatto: ma ascoltami, ma cerca di non fraintendere la domanda, anche perché scrivevamo. Ho detto: ma questa protezione nei miei confronti che radici ha esattamente? Dove fra parentesi gli stavo mettendo: non è che vorresti essere tu al posto di, anche se non l'ho detto apertamente, però il senso era Ah, quello. ok. E mi ha detto che si è giustificato dicendo che erano origini ataviche, che derivavano dal fatto che non sopporta le ingiustizie in generale. Se l'è cavata questa risposta generica, e poi il discorso è stato portato su altro. Però ecco, forse l'unico caso di protezione è stato da un perfetto sconosciuto che ho invitato peraltro a diventare conosciuto, visto che non siamo lontani.
Insomma, vedremo come va. Magari si tranquillizza un attimo, vede che comunque sia a modo mio, per quello che la mia fisicità permette, trovo le maniere di farmi rispettare e si toglie Esatto. queste ansie inutili, fondamentalmente. Allora, per quanto mi riguarda, per rispondere alla domanda di Sara, allora io devo anche ammettere che non sono stata mai molto vista come disabile, né da amici né da parenti, quindi in realtà farei breve, cioè farei presto a rispondere che non ho avuto assolutamente scoraggiamenti o altro, cioè quindi le mie relazioni sono sempre state sostenute come si sostiene una relazione, nel senso se una persona è una persona che gli amici vedono brava o quant'altro, ok, fai bene. Se è una persona come può essere una stronza, allora ti dicono: guarda che cioè, forse non è il caso, lascia perdere, eccetera. Ma quindi esattamente nel modo uguale a tutte le altre cose. Quindi sia parenti che amici non hanno mai scoraggiato le mie relazioni. Fortunatamente nel mio caso, vabbè, neanche per via dell'omosessualità, perché comunque sono dichiarata in casa e dopo, vabbè, un attimo di scompiglio, ma tra virgolette, nel senso che ovviamente è sempre una cosa un po' magari tosta da mandare giù, ma poi, boh, tranquilli, tranquilli tutti. Ho capito. Niente, volevi aggiungere qualcosa di particolare, anche non strettamente legato alla domanda, ma magari all'argomento, così per concludere un attimino? No, vabbè, vorrei dire soltanto una cosa, visto che non l'ho detta all'inizio, che io le cose che ho detto, perché a volte parlavo in generale, non vuole fare di tutta l'erba un fascio e non vuole neanche essere, cioè, la verità assoluta, è la mia opinione, però è anche, nel quadro generale di gay e lesbiche, lasciando perdere un attimo la disabilità, è anche un po' il frutto di anni e anni e anni di chiacchiere tracciate e in realtà sia con amici gay che con amici, che con amiche, scusate, con amiche donne lesbiche. Perciò ho fatto un po' un riassunto della mia esperienza anche a livello amicale o di rapporti, diciamo. Beh, è vera una cosa comunque che fai benissimo sottolineare, però nello stesso tempo, come in ogni ambito, la cosa più sensata è che parli chi ne è coinvolto. Cioè, per fare un esempio stupido, io non mi metto a parlare, non lo so, di medicine per animali, non essendo veterinario, fa ridere detta così, però giusto per far capire, no? E così per quanto riguarda l'argomento del video. Cioè, per forza di cose devono parlare dei rappresentanti diretti, come in ogni cosa. E poi è chiaro No, che ogni esperienza è a certo. sé, ovviamente. Questo sì. No, è che siccome ogni tanto ho parlato in generale di differenza tra gay e lesbiche, magari qualcuno si risente, ma comunque vabbè, indipendentemente, mi sentivo in dovere di dirlo, poi vabbè, ognuno poi la vede come vuole. In un video pubblico bisogna generalizzare per forza di cose, ecco, Esatto. diciamo così. Niente, io ho visto che abbiamo già chiacchierato un bel po' senza accorgersene, il che va bene, vuol dire che è stata piacevole. Noi speriamo di avervi offerto, comunque sia a prescindere, degli spunti di riflessione, al di là di quello che sia il vostro, diciamo così, stato fisico, orientamento sessuale, coinvolgimento o non coinvolgimento. Visto che questa è una rubrica nuova, io vi inviterei a lasciare domande, spunti e riflessioni nei commenti, così come ha fatto Sara. Se avete eventualmente altre domande rivolte direttamente a Roberta, fatemelo sapere, che io lo faccio sapere a lei. Speriamo di avervi in qualche modo intrattenuto, anche un po' fatto boh, rilassare in qualche maniera. Speriamo che il E anche un video po' riflettere, spero, riflettere in soprattutto. certi spunti, diciamo. E
Da youtuber vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e seguirmi su tutti i social. Vi saluto davvero. Ciao e Ciao, ciao. al prossimo video. Ciao.